Paolo, buongiorno. Allora, tu sei particolarmente critico su queste cose qua, io non lo so come chiamarli, Passaggi passaggi rialzati pedonali rialzati, o dossi pedonali. dossi, rallentatori del traffico. Ecco, ma qual è il problema? Allora, premesso, premetto una cosa, che io per anni mi sono occupato di sicurezza stradale. Di conseguenza questi accessori nascono da una comunità europea che ha deciso di mettere i dossi pedonali. Adesso che cosa succede? Che i dossi pedonali sono proibiti dove passa l'emergenza. È passata proprio adesso un'ambulanza, Passa guarda. l'ambulanza, passano i carabinieri, passano i vigili del fuoco, per cui qua sono proibiti. Allora il problema che si pone in relazione a quello dell'attraversamento. Ogni attraversamento ha un flusso di traffico. Per esempio qui abbiamo le poste, abbiamo un flusso di traffico pedonale. Sopra abbiamo il supermercato, abbiamo il comune, cioè, per cui dove aumenta il traffico, quello tradizionale, di fatto lì è. Allora lì in questi casi bisogna mettere un semaforo o un segnale. Adesso stanno nascendo delle piastre luminose, quando il pedone passa e c'è la distanza di sicurezza che il veicolo prende sulle strisce, c'è una Non L te gira di là che non si sente. scusa, che dice alte, per cui Alto. il pedone si ferma e aspetta che passa quel flusso di traffico. Sì, vabbè, però Allora, io mo dico una dice. cosa, no. Ma te pare che l'assessore Cappello, che è il miglior assessore che c'è a sta giunta, queste cose non le prende in considerazione? Perché si Dai, fa. no. Beh, ma questo è un problema che diciamo i cittadini però, perché là davanti al comune mi pare che la signora anziana, mi pare che a seguito di quell'incidente, però è lì la responsabilità del comune perché non c'è la segnaletica, Come capito? c'è la Non c'è segnaletica? la segnaletica, se poi dopo ci andiamo te la faccio vedere. Tant'è che disse a un vigile a quella circostanza, guarda, fai un verbale, di che non c'è, ma che scio io. Ah, vattene, che vai al comando, poi si mise a strillare, io, scusa tanto. Ecco qua, però adesso lì c'è che se è così c'è che è stata una disgrazia. Allora, per esempio, quando io dicevo di mettere il semaforo, perché dobbiamo tener conto che il cartello 30 km/h è un cartello surrogato, vale a dire che non ha significato, perché se io a 30 km per fermare un veicolo ho necessità della bellezza di 13 metri con la scuola, Eh sì, 13 metri, io questo da fermo. asi inventata. No, no, questi sono tutti documenti, legge, guarda, sono del diritto, Ah non sì? sono, io non amo parlare a bambole, tu lo sai che parlo sempre con i pezzi di carta. Vabbè, ma te pare che l'assessore queste E cose che ne ne so, sa? ma queste siccome sono materie complesse, che ne dica nessuno, fammi i dossi, siamo fatti i dossi. Sai perché questo discorso qua delle toppe che ci mettono? Perché siccome è troppo alto, quando arriva il veicolo, anche se arriva a 30 all'ora, vedi che se comprime le sospensioni va a toccare. Quando riesce fuori ha le sospensioni morbide e di conseguenza il pedone Dai, fa quel danno, capito? Allora quando fanno queste cose ci vuole il cervello, perché sopra queste cose si muore, sulla strada si muore. Allora tante responsabilità, io per esempio volevo mettere su un istituto che controllasse i comuni come mettono la segnaletica. Sai quanti morti ci sono per le segnaletiche sbagliate in Italia? Ecco, allora, ritornando al discorso dei 30 km/h. Lì, per esempio, là, quel cartello vicino alla posta, lì c'è scritto 30 e sopra c'è il dosso. Ma Ma se ci io a sono 30. i 13 metri lì. Eh sì, però se io fermo, comincio a frenare là, perché se io arrivo avanti e mi trovo uno che mi si butta di sotto, se sto lì già all'altezza di quella macchina, io acciacco il pedone, no? Capito? Il che significa? Che bisogna creare sempre nei punti di maggior traffico un semaforo. Punto. Lì davanti al comune noi abbiamo il traffico pedonale di quelli che vanno a Fausto Ciccone, abbiamo il traffico pedonale di quelli che vanno al supermercato e il traffico pedonale di quelli che vanno a Villa d'Orlonia. Metti un bel semaforo Ecco, allora che e sai succede? che costa pure meno. Ma costa niente, no? Capito? In proporzione, però guardiamo, c'è da caso. Perché quando tu mi metti 30, anzi lì addirittura non c'è manco il segnale. O mi metti addirittura il passaggio pedonale al bordo del. Ecco, così. Devo attraversare qua. Ecco, qui c'è il cartello che è strisce pedonale, no? E qui mi trovo lassù. Sì, però
Vabbè, a me la cosa non mi convince, no? Ma ti pare che l'assessore Cappello queste cose ne sa? No, perché tu stai a leggere, quella è professoressa di lingue, oh. Quella è da leggere in francese, in tedesco, in inglese. Se stiamo un altro consesso, te lo dicevo. Allora il problema qual è? Che la signora che sa tanto, non è che glielo dico, ribadisco, non merita la sua stima, perché una che mi fa la devastazione di Piazza Marconi e adesso mi devasta Piazza delle Scuole Pie, io con quella signora non ci parlo. Ma come la devastazione? Stanno a mettere una nota di colore lì, ma quale nota di quel colore? Verde pisello. Ma quale pisello? Pisello. Ma non vota più nessuno, no, perché se stesse cosa non votereste, vedete che cose sarebbero diverse. Perché a Villa lì alla fase... Alla piazza delle Scuole Pie, tanto per dire una cosa, poi magari ci ritorniamo sopra, anche per dire una cosa, lì c'era una fontana ottagonale che se la sono portata via subito dopo la guerra e ci hanno messo questo punto. No, messer Peduto ieri ha detto che la rimettono, la rimettono, allora, c'ha i sensori il messere. Aspetta, perché il giorno che fanno l'inaugurazione di quella schifezza, perché quella schifezza serve a chiudere piazza 200.000 euro, piazza, no, 400 milioncini. Vabbè, ma te pare niente che ne fanno due, no? Allora, siccome là... siccome c'è da chiudere, c'è da chiudere l'ingresso a Piazza San Piero con le macchine, allora si sono inventati sto giardino, capito? Perché vogliono portare alla Frascati, alla crisi dell'economia, perché la gente deve andare a spendere ai supermercati. Io non voglio fare esempi, non voglio fare commenti, ma mi pare che qualcuno questi interessi ce l'ha.